Solitamente l'ordine all'interno di questa stanza, in particolare in questo angolo, rispecchia molto l'ordine mentale che ho in quel momento. Beh, che dire, siamo stati peggio, ma siamo stati anche molto meglio. Salve, c'è un po' di casino qui dentro, come al solito. Là dietro c'è la bacinella. Come sempre, cercate di ignorare il casino. Oggi ho anche i capelli sporchi. È stata una settimana abbastanza pesante ed è solo mercoledì. Però ecco, anche la settimana scorsa è stata un po' complicata. Non sono stata proprio al massimo del mio umore. Non so se ne ho mai parlato qua sul canale, probabilmente no, perché sono una persona estremamente riservata e so che questa è tipo la più grande delle contraddizioni, dato che, cioè, metto la mia vita online, però effettivamente nei miei video non parlo mai di cose personali, cioè vi faccio vedere magari quello che faccio, ma dentro questa stanza o al parco, e quindi, cioè, non è che condivido effettivamente qualcosa, però insomma, Minchia, mi hai fatto spaventare, ho sentito un urlo. Ma va. Ma che cazzo, era il telefono? Sì. Chiudi. Vai. Sei inquietante. Comunque, non credo di averne mai parlato appunto qua sul canale, però a casa dei miei genitori, dove vivevo quando ero giovane, avevamo due cani che abbiamo preso quando io ero, insomma, ragazzina. Vabbè, comunque, fatto sta che Billy, dopo 16 anni che era con noi, è venuto a mancare e quindi, insomma, sono stati giorni un po' così. Odio queste cose, le odio tantissimo, soprattutto online. Vabbè, comunque, fatto sta che un po' me l'aspettavo perché appunto aveva 16 anni. Stava malino nell'ultimo periodo, però sono contenta di essere riuscita a salutarlo almeno quando sono tornata a casa per Pasqua. In più ho iniziato un nuovo lavoro che mi costringe, tra virgolette, ad uscire di casa. E questa cosa mi ha completamente l'esistenza, perché quest'anno appunto uscivo solo letteralmente per fare la spesa o andare al parco, insomma, per fare delle cose sempre molto tranquille e soprattutto non prendevo i mezzi e mi sono ritrovata così dall'oggi al domani a dover prendere i mezzi tutti i giorni, con tanto di ritardi, ansie perché se no arrivi in ritardo, insomma tutte queste cose che tipo mi facevano arrivare a fine giornata veramente esausta, anche se non avevo fatto chissà che, cioè se non semplicemente spostarmi da casa a dove lavoro. Insomma, sono un po' stanca. Volevo anche scusarmi, perché appunto non sono riuscita a fare molto la scorsa settimana ormai per voi, perché appunto, insomma, la vita, no? Cioè. E niente, però ecco, oggi mi andava così di vloggare, soprattutto perché mi è arrivato un pacchetto da una mia cara amica, la Sara, ciao, che mi ha mandato questo pacchetto che doveva essere il mio regalo di compleanno, solo che non ci siamo viste per via di voi sapete cosa. E quindi me l'ha spedito dopo mesi. E vi giuro, mi ha letteralmente migliorato la giornata perché è stata super cute. Non lo so, adesso vi faccio vedere, cioè non vi faccio vedere tutto perché poi mi ha scritto anche delle cose molto carine. Però è stata adorabile. Ok, questa è la scatolina che ha decorato lei. Vabbè, la Sara è molto brava nel disegnare, nel lettering e niente. E dentro poi ha messo tre regalini diversi con tanto di bigliettini numerati. ovviamente poi nei bigliettini mi ha scritto delle cose carine. Qua tra l'altro ci sono degli sticker di Riverdale che non vedo l'ora di mettere sul computer. Qua, insomma, un altro regalino sarebbe un olio illuminante. Mi ha detto questo lo puoi usare per brillare come Edward Cullen. E poi niente, mi ha regalato una collanina con il mio segno zodiacale. E poi mi ha fatto un disegno. Allora, l'avevo messo qui sotto
perché era piegato e quindi volevo che si togliessero le pieghe. Però quanto è carino! Allora, io e la Sara scherziamo sempre sul fatto di essere Betty e Veronica perché io ho i capelli scuri e lei è bionda. In realtà adesso si è fatta la tinta scura, quindi non è più bionda come un tempo. Però, insomma, quindi ci sono tutti i riferimenti a Riverdale. E poi ha disegnato Dory, che è il suo cane. Qua c'è Matilda. Poi qui ha messo anche tutta la famigliola al completo. Non lo so, è adorabile, è adorabile. Sai che è arrivato super inaspettato questo pacchetto? Cioè, non mi aveva detto che mi stava spedendo qualcosa. Mi aveva solo detto, ah, ti devo mandare il tuo regalo di compleanno perché mi è arrivato in ritardo. E io ho detto, ok. Quindi, cioè, oggi praticamente sono arrivata a casa e c'era questo pacchetto. Ho detto, Dio, cos'è? What? Niente, è stato super carino. Insomma, spero abbiate anche voi un'amica come la Sara che pensa così in modo cute ai regali da fare. Qui tra l'altro c'è stato anche un disastro fatto da Matilda che devo ancora pulire. Praticamente a Matilda piace mettersi lì, in quell'angolino, perché le arriva proprio il sole in faccia. E quindi nello sdraiarsi ha fatto cadere della terra, però io sono pigra e insomma è ancora qua. Comunque la missione di oggi è fare delle cose noiosissime. Poi non lo so, magari mi vorrei anche lavare i capelli ad un certo punto, forse sarebbe il caso. E poi altra cosa da fare è risistemare tutta la schedule della settimana, perché col fatto che ho questo nuovo lavoro di cui vi dicevo e che mi richiede di uscire di casa, faccio fatica a restare con la schedule che avevamo adesso, quindi le due live, la Disney Movie Night e poi il video il mercoledì. E pensavo che potremmo spostare la live al giovedì. Non lo so, in realtà mi piacerebbe spostarla di nuovo al giovedì così potremo rifare le nostre live del giovedì, però boh, devo un attimo pensarci e capire come organizzarmi. Intanto vediamo se riusciamo a sopravvivere a questa giornata e poi questo weekend è tutto dedicato alle Kim Mission perché voglio assolutamente fare quelle uscite ad aprile. Parentesi, mi scuso perché molto probabilmente non riusciremo a vedere insieme i film cult. Perché non riesco veramente a trovare un momento in cui, cioè, delle sere in cui dico ok, facciamo la serata. Infatti, probabilmente vedrò questi film a caso quando mi capiterà e quando avrò tempo, tra cui anche, non lo so, la mattina mentre sono sui mezzi pubblici, così mi metto con le cuffie a guardare i film. So che non è il massimo, però. Però questo weekend, sabato in particolare, vorrei andare a fare il famoso bagno nella foresta, cioè trovare un altro parco che non sia quello dove vado sempre. Esplorarlo così random. Quindi niente, adesso mi metto a fare queste cose noiose e poi vediamo come procedere a questo video. Chi lo sa. Thousands of tears later. Allora, sono passate delle ore, ho fatto tutte le cose noiose che dovevo fare, mi sono anche lavata i capelli, ma non li posso ancora asciugare perché c'è il forno acceso. Top. Comunque, nel frattempo paura e delirio perché mi hanno avvisata che devo, cioè che mi hanno prenotato l'esame di teoria della patente per la settimana prossima e questa è già la seconda volta che provo, quindi cioè devo passare per forza, ma proprio per forza, perché sennò mi devo, cioè devo rifare tutto di nuovo da capo ancora una volta. La patente è il mio incubo, ma ok. E niente, quindi tipo adesso sono entrata un po' in paranoia per questa cosa e quindi niente, adesso insomma mi metterò un po' sotto, cioè ho comunque continuato a fare i quiz sempre, però cioè, devo un po' mettermi a studiare, tra virgolette, e ho trovato un canale su YouTube di sto tizio che fa i video in cui spiega la teoria della patente, quindi guarderò video su YouTube. Ma perché le cose mi rimangono molto più impresse quando guardo i video, quindi boh, adesso farò questa cosa molto divertente. Three days later.
L'ha fatto davvero? Secondo me ha cagato. Devi farmi finire questo video però. Bello. Miau! Grazie. Ok, ok. Ok, inquadratura totalmente a caso, ma vabbè. Cioè, come se le altre fossero pensate in qualche modo. Alla fine non sono riuscita a completare tutte le Kim Mission perché non ho trovato il tempo di vedere film. Quindi a questo punto ci trasciniamo questa... Mazzi, cosa stai facendo? Quindi a questo punto ci trasciniamo questa ultima missione anche a maggio e magari riusciamo ad organizzare le serate. Forse, non so, non si sa. Però a questo punto direi che estraiamo le prossime missioni. Non tantissime. Ok, ne sono uscite tre anche questa volta, vabbè. Individua tre bar e osterie dove ti piace andare e prendere la pericena. Porta il taccuino e fai finta di essere a quattro ristoranti. Puoi farlo da solo con amici. Mi sa che questo... è molto carino, ma lo dobbiamo rimandare perché non possiamo fare queste robe. Non possiamo uscire! Cioè sì, ma non possiamo andare nei locali, quindi... Intraprendi per 10 giorni la Instagram Challenge, ok? Non ho neanche finito la scorsa, mi mancano ancora tre cose, quindi mi devo impegnare su Instagram. Caccia il tesoro fotografico, avventura urbana, segui le istruzioni nel libretto. Wow! Bene, abbiamo altre missioni da compiere, quindi un altro mese pieno di no, esplorazioni, cose fiche. Come sempre tutti i link del caso sono nell'info box per codici sconto, social, sempre lì. Spero che il video vi sia piaciuto, di avervi fatto compagnia e ci vediamo al prossimo video.